Comitato Vela ha organizzato questa manifestazione di lotta a Roma per ottenere i finanziamenti necessari dal governo Renzi, che si era impegnato a venire ben 3 volte a Scampia e non si è mai fatto vedere, anche con l'amministrazione comunale. Quindi il comitato ha fatto redare dalla facoltà di architettura, dai dipartimenti urbanistici, un piano di fattibilità che comprende l'abbattimento delle vele residue, la ricostruzione sul posto di case alternative agli attuali occupanti vele ed un piano più in generale per cercare di cambiare il quartiere Scampia, che è un quartiere sostanzialmente di tipo monouso, a fargli avere un ruolo metropolitano con, diciamo così, l'interconnessione fra il lotto M, il completamento della metropolitana, la risistemazione del parco pubblico e le attività produttive che mancano sul territorio. La situazione a che punto è? Il vecchio piano di riqualificazione è stato portato a termine, abbiamo abbattuto 3 vele, abbiamo fatto ricostruire circa 1200 nuovi alloggi. Anche l'università è stata finanziata con i fondi che andammo a prendere a Roma nel 92. L'università è di prossima apertura, abbiamo chiesto in questa trasferta romana anche dei fondi necessari per uno studentato, una mensa a servizio della stessa facoltà che sarà Scienze dell'Alimentazione Urbana e l'altro indirizzo è infermieristica. Quindi sostanzialmente sul quartiere, con la lotta che è stata prodotta nel passato, si sono ottenuti dei grandi risultati, ma occorre che il governo finanzi appunto questo studio di fattibilità, che è molto corposo, è molto sostanziale. Ci stanno proposte che partono dal comitato, dalle associazioni del quartiere, penso al Gridas, alla Legambiente e tutti gli altri, per cui stamattina vedranno centinaia di partecipanti, partiranno 3 pullman dalle vele e altri 2 pullman dal centro storico di Napoli e quindi verranno a sostenere questa battaglia degli abitanti assieme all'amministrazione comunale di Napoli. L'appuntamento è intorno a mezzogiorno, da dove saremo ricevuti dal sottosegretario Delrio.